Stati, responsabile unità System Design. Oltre a Data Fusion facciamo la fusione anche delle presentazioni, così semplifichiamo i passaggi. Questo è il virtù di realizziamo anche la fusione delle razze e dei nomi. Questo per creare, diciamo, una continuità poi con la demo vera e propria del tour. Nato in ambito ENA, è operativo, è online. Se andate su questo indirizzo, Maieda, registrazione, richiedete appunto le credenziali. Se appunto registrati, potete accedere all'area Maieda. Sotto application avete una lista di applicazioni, tra cui trovate appunto l'ARC. Qui brevemente come è costituito l'oggetto, a parte librerie, database eccetera, gli elementi fondamentali sono due: il front end e il back end. Il back end offre le funzionalità necessarie al caricamento dei dati. Il front end è quello che poi in realtà sviluppa l'interfaccia verso l'utente, verso quello stakeholder interessato alla ricerca di informazioni e di architettura. Okay, quindi queste sono veramente due parole solo introduttive, possiamo passare alla visualizzazione dell'ARC vero e proprio. Cliccando sul link che abbiamo visto prima sul portale EDA, ci troviamo di fronte alla home page dell'ARCREP, che offre l'opportunità di selezionare una di queste tre macro aree, macro funzioni: l'Architecture Center, il Document Center e il Search Center. Il primo raccoglie le architetture e assicura la loro visualizzazione. Il Document Center, concetti analoghi legati ai documenti. Il Search Center offre quelle funzionalità, quegli strumenti necessari a cercare informazioni all'interno dei documenti, ma anche, come vedremo, a individuare elementi, dati specifici presenti all'interno delle architetture caricate. Cliccando appunto sull'Architecture Center, ci troviamo di fronte all'area dedicata appunto alle architetture, dove si trovano tutte le architetture disponibili. Con le frecce a destra e a sinistra possiamo scorrere tra di esse. Qui abbiamo la possibilità di fare dei search, li vedremo poi in dettaglio nell'area dedicata, o realizzare dei filtri. Il tool presenta delle informazioni di alto livello, come il titolo. Passando sul mouse, con il mouse sull'architettura abbiamo anche una breve descrizione. Il lucchetto indica la confidenzialità o non confidenzialità dell'architettura, perché questo tool è da carica anche le informazioni relative alle architetture classificate. Se si clicca su una di esse, comunque si hanno le informazioni relative al titolo, il team di sviluppo, l'autore, e riporta anche il tool utilizzato per lo sviluppo dell'architettura stessa. Importante anche avere sotto mano a questo punto la descrizione, l'obiettivo dell'architettura e una doc, cioè una table of content in cui si riportano le liste che sono presenti nell'architettura. Essendo questa un'architettura classificata, non è ovviamente possibile accedere. C'è però appunto un'icona che realizza il link per l'invio di una mail nel caso appunto si voglia richiedere l'accesso, la visibilità o informazioni ulteriori sull'architettura scelta. A questo punto, se andiamo a selezionare invece un'architettura tra quelle appunto aperte, vediamo come il numero di funzionalità che il sistema mette
a disposizione aumenta. Abbiamo una visual talk che andremo a vedere poi che cosa realizza, possiamo scaricare l'architettura stessa, possiamo visualizzarla e con questo possiamo realizzare una stampa delle informazioni raccolte nel sommario, nell'Excel di Summary. Se andiamo a scorrere una di queste, vediamo come è possibile navigare l'albero e andare a vedere all'interno dell'architettura stessa. Questi sono messaggi di errore perché non è il web, questo qui è ovviamente una versione locale che gira sul server, non stiamo lavorando sul sito ufficiale. Ok, quindi possiamo a questo punto visualizzare ad esempio una delle viste contenute in questa architettura. La vista è attiva, se si passa il cursore su uno di questi oggetti si vede come esso evidenzia solo le informazioni relative a quell'oggetto in particolare. Se si clicca sull'oggetto selezionato si hanno informazioni ulteriori. Questo è, diciamo, una strada classica per andare a visualizzare e a scorrere l'architettura. Un modo molto efficace e potente è invece quello di utilizzare la Visual Talk. La Visual Talk non è altro che la realizzazione, l'applicazione reale, l'utilizzo di quelle che sono le guidelines che abbiamo visto in precedenza descritte dalla collega. Il tool realizza questa Visual Talk in maniera automatica, cioè va a leggere quali sono le viste presenti nell'architettura e le va a posizionare secondo appunto la logica che abbiamo visto descritta in precedenza. Per questa architettura in particolare abbiamo questa distribuzione di viste possibili. Cliccando su una tipologia in particolare avremo la lista di tutte le viste di quel tipo presenti. In questo modo raggiungiamo lo stesso tipo di informazione che abbiamo visto in precedenza, ma in maniera molto più efficace, perché abbiamo rapidamente una visione d'insieme del contenuto dell'architettura che stiamo analizzando e in maniera molto più rapida arriviamo a evidenziare quella di nostro interesse. Qui abbiamo detto appunto sono altri comandi per la realizzazione di filtri e ricerche e vedremo più avanti come si realizzano. Posso aggiungere una cosa? Le stellette. Le stellette sono il livello di compliance dell'architettura caricata rispetto al NAF. Il meccanismo è il chief architect di ENA, avendo a disposizione la visual talk e quindi potendo capire quali sono i contenuti dell'architettura e potendo avere accesso rapido ai diagrammi, è in grado di fare una valutazione anche semplicemente tramite la visualizzazione. Esatto, quindi la visual talk, diciamo in maniera molto elementare, può comunque avere una idea rapida senza poi magari entrare anche nel dettaglio più avanti, ma per quanto riguarda una compliance al NAF, la visualizzazione e l'analisi della visual talk dà già un feedback immediato sotto questo aspetto. Ecco, a questo punto rimaniamo un attimo sulle architetture. Se ne andiamo a selezionare un'altra, quella precedente era stata creata appunto con Rational System Architect. ArcRap è ottimizzato per architetture di questo tipo e quindi offre il massimo delle funzionalità e, come abbiamo visto, anche la Visual Talk. Nel caso in cui le architetture non fossero comunque non fossero state realizzate secondo il tool specifico, è comunque possibile visualizzarle, sono caricate, è comunque possibile visualizzarle. Questo per esempio è un documento, cerchiamo un'altra appunto non classificata, possiamo anche
un filtro, queste sono le tre non classificate. Per quest'altro caso appunto il tool è un Enterprise Architect, anche in questo caso comunque è visualizzabile perché la parte diciamo di visualizzazione lavora sull'export realizzato e quindi sulla versione HTML dell'architettura stessa. Anche in questo caso l'architettura è appunto navigabile. Questo è diciamo il contenuto della parte architetturale. In maniera analoga possiamo andare a vedere, andare a esplorare, l'area diciamo di documenti. I concetti sono del tutto analoghi, abbiamo qui i documenti caricati, qui ci sono i 10 volumi del NAF, qui ovviamente caricate le guideline che abbiamo visto descritte in precedenza e lo user manual che guida l'utente, qualsiasi esso sia, qualsiasi ruolo esso ricopra, per un corretto utilizzo del tool. Anche qui possiamo realizzare dei filtri, eccetera. Una potenzialità anche molto interessante offerta dal tool si ritrova appunto nel Search Center. In questo caso infatti noi non stiamo cercando esclusivamente testo, ma stiamo cercando elementi architetturali che hanno caratteristiche particolari che possono essere selezionate. Se andiamo a indicare un semplice testo in quest'area, il tool individua, andando a cercare non solo il titolo ma all'interno del documento stesso, individua tutti i file relativi a quello, al testo indicato. Stessa cosa se andiamo a indicare location headquarter. In questo modo lui sta cercando documenti. Se andiamo a selezionare invece viste specifiche del NAF nel quale vogliamo andare a effettuare una ricerca, a questo punto cercherà non testo ma viste. Quindi lanciamo la ricerca e troviamo la lista di viste che contengono questo tipo di informazione. Possiamo anche andare ulteriormente in dettaglio e andare per esempio a definire il tipo di che caratteristica ha l'oggetto che sto cercando, e anche qui lanciando il search avremo un filtro ulteriore su quanto ottenuto. Allo stesso modo il link che viene riportato, che viene offerto, ci rimanda alla lista con le caratteristiche richieste. Ok, questo diciamo è una overview veloce di quanto l'ArcRap offre in questo momento. È un tool che EDA utilizza e ci chiede continua comunque supporto e interventi per anche un suo accrescimento di potenzialità, eccetera. È un argomento caro a EDA, siamo continuamente in contatto sia per quanto riguarda l'aspetto NAF, quindi training su l'architectural framework, ma anche su questo tipo di applicazione, perché appunto offre la possibilità a utenti esterni, previa ovvia registrazione eccetera, di accedere alle informazioni presenti in EDA con una visualizzazione abbastanza immediata, senza avere caratteristiche complesse o tool complessi caricati
sul PC, sul PC dell'utente, perché appunto la visualizzazione dei contenuti è HTML, quindi è comunque basato su linguaggi web, e quindi una normale applicazione è in grado di utilizzare il tool e visualizzare documenti e architetture caricate.